Ovviamente questo video non avrei mai voluto farlo, ma mi sembra giusto farlo, anche per spiegare cosa è successo. Il titolo la dice lunga, ovviamente, e me ne stanno capitando d'ogni. Ho anche perso tante amicizie, e perché no, anche tante collaborazioni in prossimità dell'estate, da varie concessionarie, per vari test ride, officine, collaborazioni con altri editor, ma più che tutto ho perso delle belle conoscenze e amicizie. Ricapitoliamo tutto. Cosa è successo? Come dicevo, il titolo è impossibile leggerlo in un'altra maniera, in un altro modo. Mi hanno hackerato il profilo di Instagram. Quasi 3.000 iscritti, di questo numero che ormai è solo un ricordo, purtroppo. Il 29 aprile, venerdì mi sembra che era, una ragazza emiliana, o almeno credevo fosse lei, mi scrive, mi chiede semplicemente un supporto con un mi piace, mi sembra, a un concorso per influencer, per diventare influencer nella sua zona, una cosa del genere. Io semplicemente rispondo a questa chat, tengo ai profili amici di poter dare una mano se posso. Poi se è gratis tanto meglio. E nulla, semplicemente dopo 60 secondi, 90 secondi al massimo, mi esce il bel riquadrone di Instagram dove c'è scritto che non ero più proprietario del mio profilo. Puff, roba di un niente, ho perso 3 anni di conoscenze, impegni, storie per comunque tenere attivo il mio piccolo mondo. Amicizie, come dicevo, amicizie importanti create e portate avanti tramite questi social. Ciò che in teoria dovrebbero essere, avvicinare le persone, creare socialità, magari con le proprie passioni, ma anche perché no, anche nel privato. Nulla, torniamo a noi. 29 aprile, messaggio, mi ciulano il profilo. Panico. La mia email, che praticamente uso per Instagram e anche per alcune funzioni del telefono, ce l'hanno loro. Loro, lui, lei, non lo so. Fatto sta che io non sono più padrone di nulla. Questa persona inizia a pubblicare foto anche non mie, ma anche di altri editor più importanti e anche più influenti, chiaramente, di me. E inizia a mandare messaggi a random. Messaggi come: sto diventando influencer della mia zona, aiutami con un mi piace. Oppure, comunque il messaggio è sempre di quell'ordine. Il messaggio bene o male è quello di standard, poi magari prosegue convincendoti. Il problema è che scrivi in un italiano da Google Traduttore. Difatti poi si viene a scoprire che la base operativa è in zona africana, Nigeria, quei posti lì. Comunque stati dell'Africa, la base operativa, poi chissà chi lo sta usando, di dov'è. Vabbè, oltre ad aver perso tutto, anche collaborazioni importanti, anche con aziende molto più grandi di me, ma tantissimo più grandi di me, e se mi seguite o se mi seguivate su Instagram, ma comunque ho rifatto il nuovo profilo, che è tutto in descrizione chiaramente.
Speriamo di farlo crescere nuovamente, di far arrivare questo messaggio anche a chi mi conosce, perché tante persone che mi conoscono credono che sia io ad aver mandato questo virus, ma non lo sono chiaramente. Che poi più che virus è, ti rubano tutto, pubblicano foto di altre persone con sottoscritto ho guadagnato 10.000 euro, chiedimi come, scrivimi. Però se gli scrivi e stai 30, 60, 90 secondi in quella chat, ti rubano il profilo e hai perso tutto. Anche credibilità, appunto, da queste persone, amici, conoscenti, aziende, collaborazioni, tutto. Perché questo profilo? Per mettervi in guardia da questo tipo di messaggi. Che può essere anche la persona che ve li manda. Però fate molta attenzione perché spesso chi ruba i profili cambia anche il nome del profilo. E se il nome del profilo è cambiato, anche se simile a quel che era, ma è cambiato, bloccate, segnalate, fate di tutto. Non è quella persona che vi scrive. Il mio profilo, il mio vecchio profilo, continua a cambiare nome di continuo. Ora si chiama tipo JP2, vabbè, non è più la voce fuori campo YT. Ora il mio nuovo profilo si chiama sempre la voce fuori campo YT1. Almeno è molto simile a prima. Si ride per non piangere, insomma. Nulla, non la voglio tirare troppo alle lunghe. Praticamente appena ho perso il profilo ne ho riaperto questo nuovo. Per non poter perdere, per tentare di non poter perdere anche le collaborazioni che ho stretto col tempo, una su tutte, comunque sia quella di vendite, che ho l'affiliazione e spero che non me la tolgano, visto che i numeri sono praticamente azzerati. Quelle con le varie aziende, come il video che ho fatto della benda a crema. Avevo delle mani strette con alcune concessionarie di Cremona su alcune motoclassiche. Ho una conoscenza in una concessionaria in provincia di Brescia. Ho alcune tantissime amicizie nate proprio sui social che ho quasi perso proprio perché questo messaggio è arrivato anche a loro. E fortunatamente con alcuni ho anche il numero di telefono a cui ho potuto chiamare, spiegare, scrivere un messaggio magari su WhatsApp e dire non sono io, bloccate questa persona. Tante persone però le ho perse e me ne dispiace. Mi dispiace. Un consiglio che comunque mi sento di dare a chi ha comunque qualsiasi profilo Instagram, anche che non sia business come il mio. Usate la sicurezza a due fattori. Cosa significa? La sicurezza a due fattori è praticamente un messaggino che vi arriva a voi se qualcun altro o qualche altro dispositivo cerca di entrare nel vostro profilo. Avendo questa sicurezza in più, voi, mettendo un codice che vi manda direttamente il social, bloccate l'altra persona. Io l'ho trascurata questa cosa perché non credevo di essere così appetibile, ma invece ora gli hacker vanno anche a cercare le briciole, evidentemente. Nulla. Quel che volevo dire, l'ho detto, il profilo è stato ri ricreato, cercherò di montare questo video il più naturale e più semplice possibile. Cancellando magari solo gli errori di pronuncia, senza togliere spazi, senza togliere niente, senza regolare nulla. Il meno possibile, più naturale possibile. Ricordate di fare la sicurezza a due fattori. Usate questa protezione che è un bel toccasana. Io ho usato quella lì perché su Instagram ci sono varie opzioni, ho usato quella lì, non consigliata, ma ho usato quella lì semplice. Del messaggino nel telefono, del numero di telefono che chiaramente avete dato a Instagram. E già ha funzionato perché mi è arrivato una segnalazione di un possibile
furto anche del nuovo profilo che ad oggi c'ha 150 follower, quindi fate molta attenzione, che siano 150 follower, che siano 3000, non guardo in faccia a nessuno. Queste persone agiscono in modo piramidale, molto subdolo. Ciò che dovevamo dire l'abbiamo detto. Ci salutiamo e speriamo in un video, magari con qualche collaborazione che stavo per perdere, ma ad oggi è il 4 di maggio 2022. Vediamo. Magari ci vediamo al prossimo video. Seguitemi su Instagram e iscrivetevi, commentate, ditemi la vostra esperienza se ne avete. Mi spiace, ma se ne avete di esperienza in questo genere. Oggi non vi saluto come voce fuori campo, ma vi saluto come Antonio. Oggi è un video molto trasparente. Come lo sono sempre stato, anche come voce fuori campo. Ma oggi, oggi sono Antonio. Ci vediamo al prossimo video, magari migliore.